Piemonte è tra le prime regioni italiane a dotarsi di una legge per la riduzione e la sostituzione, ove possibile, della sperimentazione sugli animali. Il provvedimento, presentato da Francesca Frediani del Movimento 5 Stelle e approvato dal Consiglio regionale con emendamenti e ad amplissima maggioranza, è stato illustrato all'Assemblea dai relatori di minoranza Frediani, Movimento 5 Stelle, e di maggioranza Paolo Allemano, PD. Una proposta di legge che nasce nel 2015 in seguito a un convegno che mi ha consentito di confrontarmi con diverse associazioni e studiosi che da tempo promuovono l'utilizzo di metodi sostitutivi alla sperimentazione animale. Si tratta di un piccolo passo avanti, ma molto significativo, perché dimostra che la Regione Piemonte intende proseguire lungo una direzione che ha già trovato precise indicazioni da parte dell'Unione Europea. Spostando le risorse e investendo sui giovani ricercatori soprattutto, è possibile fare dei passi avanti sulla via della ricerca, di una ricerca veramente innovativa e che non preveda più lo sfruttamento degli animali e la loro sofferenza. Abbiamo condiviso la proposta di legge sulla sperimentazione animale, il nostro approccio è ovviamente verso una progressiva sostituzione, non l'eliminazione tout court, perché c'è un contesto normativo che prevede la sperimentazione animale in ambito farmaceutico, ma c'è anche un mondo che si va innovando e che consente di sostituire l'animale con altri metodi, penso alla cosmesi che usa la cute artificiale. Astenuto il gruppo consigliare facente capo a Forza Italia. La posizione di Forza Italia rimane coerente anche con quanto espresso in passato dai nostri senatori. Quando era ora, noi abbiamo sempre parlato di posizione a favore della scienza, quindi non una sperimentazione animale fuori controllo che faccia patire gli animali che tutti noi amiamo, ma posizioni che facciano migliorare il percorso di guarigione e di cura delle persone umane, che ci sembra altrettanto importante.